Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Vorrei fare una piccola e breve recensione per quanto riguarda questo telefono che mi è arrivato un paio di giorni fa, che ho comprato su Gearbest, visto il prezzo, perché costa 140 euro, compreso dogana e spedizione. Faccio questa recensione, anche se non è il mio genere, perché non ho trovato recensioni. Prima di comprarlo, ho visto il prezzo, sono stato subito attirato. Ma non ho trovato nessuna recensione in italiano, ho trovato solo recensioni in inglese, quindi spero di essere di aiuto per qualcuno. Il telefono in questione è il Mate Alpha X. È un telefono bellissimo, la costruzione si vede subito che è vetro dietro, Gorilla Glass 4, e display davanti, Gorilla Glass 5. Come vedete è un borderless, tri borderless, se dobbiamo essere sinceri, perché è solo borderless nei tre lati. La scatola è bellissima, anche se il telefono comunque è un entry level ed è costato pochissimo. Ha già compresa un caricabatteria europeo, lo spinotto per inserire la SIM. La SIM è un dual SIM, però si può mettere soltanto o due SIM o una SIM e una micro SD. L'espansione è 128 giga, si possono inserire altri 128 giga con la micro SD. Però già ha una ROM di 64 giga ed è molto, quindi molto già, è già molto capiente il telefono. Poi all'interno troveremo, oltre al libretto di istruzioni, anche in regalo una pellicola di vetro. Purtroppo non c'è una cover. Questo è un bel problema perché, se devo essere sincero, ho guardato sia su eBay che su Amazon, che anche su AliExpress, non ci sono cover. Non sono riuscito a trovare una cover originale o una cover decente da comprare. Come dicevo prima, la costruzione è molto buona. Il frame intorno è in metallo, si sente che è metallo. Adesso non so se è alluminio o qualsiasi altro materiale sia, ma comunque non è di plastica. Comunque il peso è molto contenuto, pesa soltanto 226 grammi. Se devo essere sincero, come vedete, il mio vecchio telefono è un Dougie Mix, ecco, se rialziamo il Dougie Mix pesa di più. Pensavo di trovarmi male con il display, perché passando da un AMOLED e tornando a un IPS, pensavo di aver fatto un gradino indietro. Invece il display è molto bello, i colori sono molto vivaci. Ora vedremo la tabella dei colori, vi faccio vedere la tabella dei colori così almeno ve ne rendete conto anche voi. Come vedete i colori sono buoni e di solito gli IPS entry level hanno il solito problema che il colore è buono in centro e passa sfocato nei laterali, invece se vedete anche intorno la cornice il colore è uguale al centro. Ho trovato chiaramente un po' di un problemino, diciamo, sul bianco, perché il bianco dà sul grigio, questo è un classico colore che con l'IPS non va d'accordo. E di solito non va d'accordo neanche il nero, invece questo pannello trovo che il nero sia molto nero. Di solito è un grigio scuro, invece se guardate bene è abbastanza buono. Poi se guardiamo anche sotto altre prospettive, il display si vede benissimo, come vedete, anche se lo guardiamo lateralmente, i colori sono sempre gli stessi. Monta una Type-C, è già, quindi ha già una buona porta d'entrata sia per caricare il telefono che la batteria è un 4000 A, se devo essere sincero, un 3900, scusate. Riesce a caricarla con la Type-C, si riesce a caricare in un'ora e mezza. La batteria mi è durata un giorno e mezzo con la prima ricarica, quindi vuol dire che se fate altre 4-5 ricarica il telefono può durare molto di più. La fotocamera non mi sento di promuoverla completamente. Come vedete le foto di giorno sono veramente buone, i colori sono perfetti anche se zoomiamo tantissimo. Al contrario, le foto fatte al buio sono veramente orrende, secondo me sono veramente orrende. Già solo allargando poco, come vedete,
Si vedono i pixel, se devo essere sincero. Ora parliamo dell'hardware. L'hardware è il classico hardware entry level dei telefoni cinesi. Ha il classico processore Helio P25 octa-core a 64 bit. Ha 6 giga di RAM. Questo è buonissimo perché di solito i telefonini cinesi entry level hanno 4 giga di RAM, quindi questo ne ha 6 e si vede anche molto veloce. Vi faccio vedere. Apre le pagine benissimo, scorrono benissimo, sono fluidissime. Poi ha la banda 800, quindi per chi avesse Wind non ha problemi, è coperto benissimo dalla banda 800. Il display è da 6 pollici in 18 noni e le misure sono 156 x 74 per lo spessore e 8 mm,1 mm. La densità dei pixel è di 402 ppi e i colori, lo schermo ha una risoluzione di colori da 16 milioni di colori. Ora tiriamo le conclusioni. Allora, il telefono è molto bello, secondo me, funziona, benissimo. Le foto, non sono il massimo, se devo essere sincero, si vedono bene di giorno, ma quelle fatte di sera, non si vedono benissimo. La batteria funziona bene, abbiamo detto che funziona bene, il display funziona bene, la capsula auricolare funziona bene, non funziona bene il viva voce. Che dirvi? Spero di essere stato di aiuto per qualcuno. Se avete bisogno, fatemi una domanda qui sotto. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like. Spero, che vi iscriviate anche al mio canale. Buona domenica.